Con Angelo Domenghini, grande doppio ex, ricordiamo all'Atalanta dal 60 al 64, nato calcisticamente proprio nell'Atalanta, e poi con l'Inter dal 64 al 69, insomma un decennio vissuto con i colori nerazzurri bergamaschi e milanesi. Una partita, Angelo, che ovviamente mette in palio cose importanti. È una partita molto, molto equilibrata sicuramente, una partita molto difficile per tutte e due le squadre. Le due squadre attraversano un momento di forma abbastanza buono, per cui l'Atalanta giocando in casa ha il favore del pronostico, però certamente l'Inter giocando con le tre punte giocherà di rimessa, come più o meno giocherà praticamente l'Atalanta, partendo con le ripartenze, abbottonati in difesa per partire per il contropiede, cosa che attualmente fanno tutte e due le squadre. Ecco Angelo, ci sono poi due assenze importanti nella difesa dell'Inter, sono Samuel e Ranocchia, potrebbero agevolare in un certo senso anche l'Atalanta queste due pedine che mancano? Sì, assolutamente, sono due pedine importanti, anche perché stavano attraversando un periodo di forma molto buono, e poi quando ci sono gli infortunati ci sono poi le alternative, l'Inter ce le ha come ce le ha l'Atalanta. Ecco, per quanto riguarda l'Atalanta si fa tanto gioco, tanta mole di lavoro, tante occasioni da gol, poi alla fine si distillano però poche realizzazioni in base proprio al numero di occasioni. Sono momenti particolari, l'anno scorso Venezia ha attraversato un momento di periodo di forma straordinario per tutto il campionato, ha fatto 16 gol, la differenza sta tutta lì. Se Denis avrà delle grosse difficoltà realizzative, l'Atalanta ne subirà le conseguenze, perché Denis è un giocatore che l'Atalanta basa sul suo gioco. E poi c'è il piccolo Trottolino, che io lo ritengo il giocatore più importante dell'Atalanta, che fa un volume di gioco, uno che corre per 90 minuti e ti mette in difficoltà col dribbling le difese. E Denis bisogna aspettarlo, perché l'Atalanta con i suoi gol si gioca al campionato. Ma il suo cuore per la partita di domenica è atalantino o interista? Insomma, per chi tiferà domenica? Sono due cuori divisi a metà. Perché se dovessi giocare la schedina farei una tripla, per cui non dico che possa vincere l'Atalanta, possono vincere tutte e due le squadre,